Allora, stiamo riprendendo in questo istante l'autore di questi meravigliosi presepi. È Filippo Mancuso, nonché mio nipote. Io ho il piacere, veramente ho avuto l'onore di poter fare questo filmato, perché sono dei presepi veramente superbi. Allora, Filippo, io vorrei sapere da parte tua da quanto tempo ti dedichi a presentare questi presepi, a montare questi presepi. Montare questi presepi almeno una decina d'anni. Il primo dove l'hai fatto? A casa, l'ho sempre fatto a casa, piccolo, ma poi mi sono piano piano allargato. E dimmi una cosa, per avere questi meravigliosi pastori avrai certamente dedicato il tuo tempo a cercarli. Li Sì, hai cercati dove? tramite internet, con un catalogo. Una volta ogni tanto, quando trovo qualche personaggio che mi piace, lo prendo, lo compro. E queste luci come le hai potute montare? Sono tanto belle, sono praticamente come un aerostato che si Sì, c'è un accendono piano motorino, piano. che fa il giorno e la notte, quindi ogni fase è attaccata con diversi prolunghi. I prolunghi portano la corrente alle diverse fasi che vogliamo fare. E dimmi una cosa, secondo te qual è il presepe che hai fatto più bello? Questo mi sembra più bello di quello costruito l'anno scorso. Ma come grande hai fatto questo e quello dell'anno scorso soltanto? La stessa grandezza è di quello dell'anno scorso, solo che è stato realizzato diversamente. La grotta è stata fatta in pietra e cemento, mentre l'anno scorso era tutto in tubero ed era da quella parte. Filippo si riferisce a questa grotta, molto bella, veramente molto classica, molto reale principalmente. È stata fatta in 3 giorni perché bisognava aspettare che uno strato di cemento si Indurisce. indurisse per poter procedere all'altro strato. E dimmi una cosa, chi ti ha aiutato? Nessuno. Bravissimo, veramente una cosa stupenda. E continuerai Solo mia senz'altro. madre a mettere solo questa scritta. No, Ah, ecco. Ma questa come l'hai, questa scritta che è mi stai. stata fatta in tipografia. Ah, ecco, l'hai fatta fare pure tu. Benissimo. Sì. E questo è il profeta Isaia. Comunque, Filippo, prosit, veramente, tu lo sai che io ho intenzione di pubblicarti Pubblicarlo. questo filmato, sei d'accordo? D'accordo. Quindi diamo anche un plauso alla mamma che ti ha aiutato un poco, 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 ma ti ha aiutato Sì, un pure po' per me lei. aiutato. E chi ti ha sostenuto pure? Papà sicuramente, Sì. la zia Lina, È un ecco, po' tutti. e un po' tutti. Comunque questo lo concluderemo con gli altri presepi che abbiamo registrato, abbiamo video registrato nell'oratorio San Francesco della parrocchia, dove la zia Lillà è la presidente dell'Azione Cattolica. E Alcuni quindi. l'ho portato io pure. Ah, ci sei anche tu là. Sì. Benissimo, bravo. E allora, tanti auguri e il prossimo anno spero di vedere qualche cosa ancora di meglio. Speriamo Allora, di essere intanto sempre. chiudiamo con il Buon Natale perché Natale, è il Natale cristiano è tutti i giorni. Quindi
ma nello stesso tempo facciamo un augurio reciproco e nello stesso tempo lo rivolgiamo a tutti coloro che ascolteranno, che vedranno Grazie. questo filmato. Diciamo a tutti buon anno 2014. Grazie per quello che mi ha fatto fare. Thank you.